No. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale e per chi è nuovo, benvenuto. Naturalmente, se ti fa piacere, iscriviti schiacciando il tastino rosso qui sotto. È gratuito, ma almeno rimarremo in contatto e non ti perderai i prossimi video che saranno succulenti, perché i brand sono impazziti, hanno fatto uscire un sacco di novità, alcune già relative alle feste, e quindi io non ho saputo resistere, mi sono lasciata tentare da diverse cosine che vedrete in un video haul e poi sarete voi a dirmi cosa volete vedere in azione per primo. Allora, ma bando alle ciance, siamo qui per parlare di due palette stupende, questo ve lo dico già, di Zia Pat. Pat McGrath ha sfornato per prima questa meraviglia qua, che è la Divine Rose numero 1, naturalmente, che ha avuto un grandissimo successo. È andata immediatamente sold out sul sito e anche nei successivi restock andava sold out in tempo zero. Adesso la trovate sul sito ufficiale di Pat, ma la trovate anche sul sito di Sephora al costo di 125 euro. Vi invito comunque a tenere sempre d'occhio il sito ufficiale, perché spedisce anche in Italia e spessissimo fa degli sconti davvero vantaggiosi, a volte anche il 25% di sconto, e alcuni prodotti hanno già un prezzo di partenza più basso rispetto a Sephora. Tra l'altro, io avevo già fatto diversi ordini sul sito, le cose arrivano, non mi è mai arrivato nulla di rotto, però facevano pagare al checkout già delle spese, diciamo, doganali. Quindi eravate sicuri che una volta arrivato a casa non ci sarebbe stata nessuna sorpresa o altro da pagare, un po' come funziona Beautylish, se sapete. Invece, con l'ultimo acquisto ho ordinato la nuova palette uscita, spoiler, non ho saputo assolutamente resistere, ho visto che al checkout non mi chiedeva, non mi aggiungeva quest'ulteriore spesa, e tra l'altro c'era una postilla che diceva che si assicura che non ci saranno ulteriori spese da pagare alla consegna. Questo mi fa pensare che probabilmente, vista la richiesta, Zia Pat abbia deciso di aprire un magazzino su suolo europeo e che quindi tutti gli ordini destinati all'Europa vengano poi evasi da lì, senza rischio di dogana. Sarebbe veramente una grande cosa. Non ve lo do per certo, vediamo quando mi arriva la palette se avrò sorprese o meno, però sarebbe veramente fantastico, perché si potrebbero comprare questi prodotti in anteprima con degli sconti super vantaggiosi a prezzi molto ridotti, senza spese doganali, e tra l'altro superando una certa soglia non si pagano neanche le spese di spedizione. Quindi, visto il grande successo di questa prima palette, di questo primo gioiellino, a distanza di qualche tempo ha fatto uscire una seconda versione, quindi The Divine Rose 2, però ricordiamoci che nelle Mothership questa è la 7, se non sbaglio, sì, e questa è la 8, e anche qua i packaging sono delle opere d'arte. Io non le butterò mai, tendenzialmente io le butto le scatole dei prodotti, ma queste, cioè veramente, è impensabile buttare dei gioiellini così. Questa, la seconda uscita, non si trova ancora sul sito di Sephora, ma è disponibile solo sul sito ufficiale. Qual è la differenza tra le due? Se voi mi diceste, ma Marti, io posso permettermi un'unica palette, su quale mi indirizzo, quale mi consigli? Allora, intanto vi devo dire che sono organizzate allo stesso modo, nel senso che entrambe hanno solo due ombretti opachi, hanno quattro ombretti shimmer satinati e quattro ombretti speciali, iconici del brand, super extra luminosi. Quindi diciamo che la proporzione è la medesima, cambiano però i colori. Parto col farvi vedere la Mothership 7, quindi la Divine Rose 1, e abbiamo il solito specchio, poi abbiamo come opachi questo e questo. Allora, il primo è un color malva piuttosto neutro,
mentre il secondo è un marrone che dalla videocamera sembra più chiaro, in realtà è bello scuro, ma non è troppo freddo, anzi, secondo me c'è una punta di rosso al suo interno. E mi potreste dire, ok, ma allora cosa c'entrano? Fare una transizione neutro-fredda e poi andare con un marrone piuttosto intenso e caldo, forse non stanno tanto bene. Invece no, ragazze, vi assicuro che insieme creano un look fantastico. E la cosa pazzesca è che creano un gradient davvero unico e meraviglioso e che avendo una transizione neutro-fredda, ma un colore, diciamo, che dà intensità piuttosto caldo, poi potete andare a giocare con quello che volete, perché qualsiasi colore all'interno della palette si abbina da Dio. Cosa abbiamo poi? Allora, abbiamo un satinato color champagne, anche qua piuttosto freddo, che è perfetto come punto luce nell'angolo interno dell'occhio, sotto l'arcata, ma se volete fare un look semplice da tutti i giorni, per andare a lavoro, per uscire, ma senza niente di impegnativo, anche su tutta la palpebra mobile è veramente bello. Con questo sfumato nella via esterna e nella transizione, con due ombretti avete fatto il look. Per quanto riguarda i tre satinati della palette, sapete che è una formula che io amo tantissimo. Ad esempio, la Platinum Bronze è una delle mie palette preferite del brand. Perché? Perché sono ombretti che al tatto sembrano burro, hanno un rilascio pigmento incredibile e quindi sono proprio da usare secondo me col polpastrello. Quindi al mattino in velocità cosa faccio? Prelevo il colore che scelgo dalla cialda, lo applico su tutta la palpebra mobile, poi con un pennello da sfumatura vado a sfumare un pochino i bordi e esco di casa e vi assicuro che create un look wow, cioè mi fanno i complimenti e io ho usato un unico ombretto, quindi impegno zero, rapidità massima e massima resa però. Parliamo dei colori. Allora, questo è uno dei miei colori preferiti in assoluto della vita e non ve lo so descrivere, ve lo swatcho perché questo merita. È una specie, guardate che rilascio colore, è una specie di taupe con però degli sparkle micro, veramente micronizzati, non sono dei brillantini. Sembra di avere la palpebra bagnata, è una cosa fantastica. Quindi abbiamo questo taupe di base e non vi saprei dire se è un colore freddo o caldo, è proprio il neutro per eccellenza, un marrone meraviglioso che secondo me si abbina davvero bene a tutte. E poi ha queste veramente pearlescenze minuscole, impercettibili, silver, chiarissime, che fanno questo effetto meraviglioso specchiato sulla palpebra. Ragazze, questo ombretto è una bomba. Poi abbiamo invece un classico marrone, molto bello, questo un po' più caldo perché ha, diciamo, è un marrone con, diciamo, che può sembrare quasi un duochrome marrone e dorato, bellissimo, mi piace di più utilizzarlo quando ho dei maglioncini, delle giacche un po' più calde. Ed infine il terzo, lo champagne non ve lo swatcho perché è un bellissimo champagne, ma è un colore particolare, è meno riflettente rispetto agli altri, è un colore che ho usato anche nella piega, assomiglia un pochino ai latex matte di Nabla, per capirci. Fa questo effetto, riflette molto bene la luce, ma non ha shimmer al suo interno ed è un bellissimo, come posso dire, è un rosa desaturato di carattere, però non è un rosa sciapo. Vicino al borgogna, ma è più chiaro ed è bellissimo, ragazzi, io ve lo giuro, bellissimo come soft smoky sulla palpebra, è bellissimo. E poi abbiamo i quattro speciali. Perché li definiamo speciali? Perché sono un unicum. Io possiedo tanti ombretti, lo sapete, tante palette, ma non ho mai trovato degli ombretti con questa formulazione, con una riflettenza così. L'unico forse che ho che si avvicina è
un ombretto di Nabla argento che si trova in una delle Cutie Palette. La Platinum, se non sbaglio, ha proprio questo ombretto che è metallo fuso. Ecco, quella formula si avvicina a questa. E abbiamo quattro colori. Allora, abbiamo questo che è un duochrome rosa e giallo. Rosa e dorato, molto caldo, a seconda di come batte la luce può apparire bellissimo, più rosa o più dorato. Poi abbiamo un ombretto che è luce pura e me l'avete visto già indossato in un Get Ready With Me. Ho fatto due Get Ready con questa palette che vi lascio nelle schede alla fine di questo video. Questo è Luce, sono una serie di mini sparkle chiari, bianchi, diciamo, che potete decidere se applicare da solo, come se non ricordo male ho fatto io, e vi fa una palpebra che si vede dallo spazio, o se magari picchiettarlo, ad esempio, sopra uno degli altri ombretti per aggiungere della riflettenza e della luminosità. Infine abbiamo questo che è un mix tra un bianco e un rosa, quindi un ombretto decisamente più chiaro, duochrome, è un ombretto che va, non lo so, forse dal capelli lo vedete meglio, tra il fucsia e il bianco, anche qua ragazze, cioè una cosa meravigliosa, non so cosa vedrete. E infine abbiamo proprio il classico dorato, un dorato molto riflettente, molto bello. Eccolo qua, molto bello, il classico dorato che con questo marrone scuro sulla via esterna dell'occhio sta da Dio. Questa è la palette, non c'è un ombretto, ne dico uno che secondo me non performa, perché i matte sono scriventissimi, sfumabilissimi dalla prima passata, belli pigmentati, spolverano un po' nella cialda, questo sia i matte di questa palette che nell'altra, poi lo vedrete. Ma non sull'occhio assolutamente, non vi ritrovate fallout in giro assolutamente. Anche questo make-up io l'ho fatto dopo aver fatto la base, un po' di mascara, e non ho assolutamente nessun fallout. E non ho applicato glitter glue o primer particolari o ombretti cremosi al di sotto, quindi veramente hanno una qualità immensa a mio avviso. I satinati sono spettacolari e sono proprio quegli ombretti da prendere on the go, mentre il quad di ombretti wow sono ombretti che personalmente poi dipende da che lavoro fate e dalla vostra personalità. Non userei tutti i giorni per andare a lavoro, ma al sabato sera, il venerdì, la domenica, insomma, in un'occasione di festa un po' diversa dal solito, fanno la differenza. Passiamo alla 8, quindi alla Divine Rose 2, e in questo caso abbiamo sempre due opachi, però si tratta di, lo vedrete in azione perché alla fine vi lascerò un brevissimo tutorial e realizzeremo insieme questo look con questa palette qua. Perché per quanto riguarda l'altra vi ho già girato due video dedicati, mentre questa non ve l'ho mai fatta vedere in azione. E abbiamo questo colore opaco che è un pesca, però non è troppo acceso, è un pesca un po' desaturato. E è bellissimo nella piega, veramente bello. E poi abbiamo questo prugna, questo borgogna opaco che è una meraviglia. Voglio provare a realizzare per l'autunno uno smoky di questo colore, perché secondo me starebbe d'incanto veramente con un bel rossetto. Fatemi sapere se vi può piacere l'idea, lo realizziamo insieme. Anche qua stesso discorso, spolverano un po' nella cialda, ma poi non fanno fallout. Pigmentatissimi, sfumabilissimi, hanno una qualità eccellente, veramente eccellente. Tra i migliori matte che io abbia provato, alla stregua di Natasha Denona, Anastasia, veramente validi. E trovo che queste palette siano veramente studiate bene. E la cosa assurda è che di primo acchito, sia per l'altra sia per questa, dite: ma due soli opachi e tra l'altro due opachi che sembrano non c'entrare neanche particolarmente tanto l'uno con l'altro, in realtà sono veramente funzionali a tutta la palette.
E poi abbiamo i quattro satinati. Se di là avevamo uno champagne classico, in questo caso abbiamo uno champagne con però dei riflessi rosa, che è quello che ho all'angolo interno. Poi abbiamo questo fucsia, che è quello che forse è il meno wow della palette, perché non ha la texture dei quattro super luccicanti, ma non ha neanche la texture dei satinati. Corrisponde a rosa borgogna che vi ho fatto vedere dell'altra palette ed è quello che indosso oggi. Mi spiego, ha la formula simile latex matte, non ha brillantini, non ha shimmer, non ha perla all'interno, però riflette moltissimo la luce e allo stesso tempo non mi sento di inserirlo tra gli opachi. È un colore veramente molto particolare che può funzionare bene secondo me sia nella transizione sia tutta palpebra mobile come ho fatto io oggi. E poi abbiamo due colori che vi devo swatchare perché sono meravigliosi. Uno è un marrone freddo, neutro, ma sporcato con del fucsia. Bellissimo. Bellissimo. Anche qua un po' satinato per un look autunnale è una bomba. E l'altro invece è più tendente al rosa e ha dei riflessi più freddi, più argentati, però ragazze, cioè è veramente uno spettacolo. Sono belli, belli e di qualità. E poi abbiamo i quattro super riflettenti. Ora ne parliamo. Partiamo dal giallo, che è qualcosa di divino. Ho appena sfiorato la cialda ed è l'ombretto che indossavo nell'ultimo video sui ripescati dell'autunno. Apritelo anche se non vi interessa il contenuto, solo per vedere il make-up, perché l'ho realizzato solo con questo ombretto a tutta palpebra mobile, un po' di eyeliner, mascara, è uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Poi abbiamo un rame dalla stessa texture, altrettanto meraviglioso, con i maglioncini, io me ne immagino color senape, marroni, color terra di Siena, è bellissimo. Il colore che ha fatto impazzire il web, perché è un duochrome stranissimo, è tra rosa e un verde scuro, quindi a seconda di come picchia la luce diventa verde o rosa. È stranissimo e non esiste niente del genere se non mi ricorda molto, ma guardate che roba! Io l'ho appena sfiorato nella cialda, guardate che roba. Mi ricorda moltissimo i nuovi ombretti di Natasha Denona, quelli liquidi però. Ecco, uno di questi ha proprio questa riflettenza qua, fucsia e verde, bellissimo. E poi abbiamo un colore che è molto simile a quello dell'altra palette, super riflettente, fa effetto palpebra bagnata, questo è il più riflettente di tutti. Se nell'altro era chiaro e poteva essere picchiettato tranquillamente sugli altri ombretti per dargli ancora più luminosità e tridimensionalità, lo si può fare anche per questo, ma questa ha una base colore un po' più presente con dei micro glitter rosa e dorati ed è una meraviglia. Lo vedete? Non lo so, è qua. E non so se si capisce, ma è luce pura. Ora io devo andarmi a lavare le mani perché qua ho un pastrocchio. Bene, ora che vi ho fatto vedere, diciamo, mostrato questi ombretti, vi dico la mia riguardo a queste due palette, cioè quale delle due io sinceramente spassionatamente acquisterei. Vi faccio vedere come realizzo questo look, lo realizziamo insieme e poi traiamo un pochino le somme. Ok, vi ho avvicinati così potete vedere un pochino meglio nel dettaglio il trucco. Allora, parto subito con un colore da transizione opaco. L'unico colore da transizione opaco di questa palette è questo bellissimo colore, è un color pesca, diciamo così, ma non è troppo aranciato a mio avviso e funziona bene con tutti i colori di questa palette. Quindi vado con un pennello che è Luxe Crease 228 di Zoeva,
ne prelevo un pochino, scuoto l'eccesso che c'è, però diciamo che sono colori che vi faccio vedere. Spero di non accecarvi, non so se riuscite a vederlo, ma spolverano parecchio in cialda, ma poi sugli occhi si comportano bene. Quindi lo vado ad applicare nella mia piega. Lo porto anche un po' in avanti e lo sfumo bene. Vedete che rilascio colore c'è ed è pieno, anche se ho appena toccato col pennello la cialda e poi ho sbattuto l'eccesso. Quindi diciamo che il colore rimasto sulle setole è veramente poco, eppure si vede. Quando siamo davanti a colori così pigmentati, performanti, secondo me è sempre meglio partire con un velo di colore e poi eventualmente andare ad aggiungere. Adesso ne prendo ancora un pizzichino, scuoto nuovamente l'eccesso e vado leggermente ad intensificare. Me lo porto anche piuttosto alto perché mi piace che poi, diciamo, compaia ben sfumato a fine make-up. Ora, con un pennello da sfumatura, ma di più piccolo e preciso, sempre Zoeva, ma questa volta il 231 Luxe Petit Crease, prendo il medesimo colore, scuoto l'eccesso e lo vado ad applicare nella rima inferiore ben ben sfumato. Bene, fatto questo, fatto un po' la struttura dell'occhio, vado ad intensificare lo sguardo e ad utilizzare il secondo colore opaco di questa palette, che è questo bel viola intenso, è un bel borgogna meraviglioso, e vado con lo stesso pennellino che ho utilizzato per la mia rima inferiore, perché è ancora un po' sporco del colore naturalmente di prima, anche se ormai è scarico, e mi piace perché fa un bel gradient, quindi vado sempre con lo stesso pennello, scarico e inizialmente lo vado il colore a tamponare nell'angolino, diciamo, esterno. Vedete come scrive, come cambia già il look, e poi lo porto sia attaccato alle ciglia e faccio una specie di triangolo, giusto per creare un effetto un po' più allungato all'occhio. Se poi vedo che voglio intensificare ulteriormente, ripuccio il pennello, scuoto e lo vado a tamponare. Dopodiché riprendo il pennello un po' più ampio, il primo utilizzato, e vado a amalgamare bene i due colori affinché non ci sia uno scatto, uno stacco netto, scusate, ma un bel gradient. Poi ancora vado a prendere un pennello super piatto, questo è il 200, no, 322, vedete? Prendo questo colore bello scuro e lo vado ad applicare proprio lungo la rima inferiore, ma praticamente lo vado ad applicare tra le ciglia. E mi fermo appena dopo la metà. Vedete la differenza? Guardate già il make-up come cambia. Vado a farlo anche di là. Bene, adesso vado ad applicare quello che è l'ombretto che secondo me è il più debole di tutta la palette. Quello meno wow, perché come avete visto gli opachi si sfumano in un attimo, scrivono molto. Poi abbiamo dei satinati, degli shimmer molto belli, i 4 wow, e poi abbiamo questo che è un po' un ibrido. E secondo me non è né carne né pesce, però detto questo è comunque molto scrivente. Ve lo faccio vedere. Si tratta di questo bel fucsia qua che dalla cialda sembra spettacolare. Una volta applicato, a mio avviso, perde un pochino. Lo vado ad applicare col polpastrello. Se lo mette a fuoco, vedete? Bello pigmentato e lo vado ad applicare su tutta la mia palpebra mobile. Aspettate. Vedete che la scrivenza c'è, però non è luminoso. Ecco, questo non è proprio un opaco, perché non lo è,
però allo stesso tempo non è neanche bello sparkle, bello luminoso. Ciò non toglie che potete renderlo tale, ad esempio andando a picchiettare lì sopra questo bellissimo colore qua, bellissimo. Ed ecco lì che avete fatto. Lo vado ad applicare col polpastrello perché secondo me questi colori rendono molto di più in questo modo. È un look che per me è insolito, però vi devo dire la verità, l'ho già fatto una volta, ha riscosso grande successo e non mi dispiace affatto. Bene, ora messo questo colore che comunque vedete è molto bello, vado a riprendere un attimo il primo pennello col colore scarico, però sporco del colore di transizione, vado ad aggiustare qualora, sapete, comunque l'applicazione col polpastrello non è mai super precisa e quindi vado ad aggiustare eventuali errori. Voilà, e poi vado a prendere, se lo trovo, un pennello piccino che potrebbe essere questo, non ha brand, però per capirci, non ho un lingua di gatto piccolino. Non lo bagno perché voglio farvi vedere, vedete che non ho bagnato niente, non ho usato neanche colle per glitter o quant'altro, naturalmente con quei prodotti l'effetto è ancora più wow. E voglio andare a prendere questo duochrome rosa e verde meraviglioso e lo voglio andare ad applicare proprio qua dall'angolino interno e sfumarlo un pochino verso, diciamo, l'interno. L'effetto è strano e vi devo dire la verità. Questo colore è molto particolare perché se da una parte è vibrantissimo, a questo verde che lo rende unito al rosa veramente particolare. D'altro canto, quando a seconda di come batte la luce sopra questo ombretto, sembra piuttosto scuro e quindi non lo so, è veramente molto strano. Sicuramente non possiedo niente del genere nella mia makeup collection, ma penso che non esista nulla del genere in commercio. L'unica cosa che secondo me si può avvicinare un pochino sono i nuovi usciti di Natasha Denona. C'è proprio un ombretto, purtroppo non ricordo il nome, che è rosa e verde. Ecco, potrebbe avvicinarsi. Non so cosa si vede dalla videocamera, però il risultato è parecchio particolare, ma ripeto, comunque molto bello. E l'ultima cosa, prendo un pennellino, questa volta veramente piccolo, 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 questo è di Neve, Pink Definer, e vado a prendere questo colore qua, che è un satinato, color champagne, molto chiaro, ed è un color champagne, ma con degli riflessi rosati al suo interno, veramente molto, molto belli, e lo vado a pressare proprio, vedete, qua dal condotto lacrimale all'angolo interno. Io spero che si possa vedere quanto è bello questo colore. È veramente bellissimo e super d'effetto e ne vado a mettere un pizzichino anche nella prima metà dell'occhio che ho lasciata struccata, proprio per aprire ancora di più lo sguardo e dare un po' più di luce. Voilà, questo è il risultato finale. Ovviamente adesso vado a completare il make-up con il mascara. Userò questo di Charlotte Tilbury perché voglio portarlo a termine ed è Legendary Lashes volume 2. Mentre come matita nella rima interna dell'occhio andrò ad utilizzare sempre di Charlotte Tilbury la Pillow Talk, perché è appunto questo marrone molto caldo con una punta di rosso all'interno che secondo me con questo make-up è perfetto. E poi ci rivediamo per le considerazioni finali. Ok ragazze, questo è il look finito. Vi dico velocemente cosa ho sulle labbra perché so che me lo chiederete. Ho la matita di Kiko 303 delle Creamy Color Comfort Lip Liner, che è uno spettacolo, applicata su tutte le labbra, e poi ho tamponato sopra un po' di Renaissance degli
Shine Theory Lip Gloss di Nabla, perché mi sentivo le labbra particolarmente secche oggi, non avevo voglia di indossare un rossetto liquido e quindi ho optato per questa abbinata che trovo sia meravigliosa. Arriviamo a noi. Se io dovessi comprare un'unica palette, vi dico già che le riacquisterei entrambe, tornassi indietro non mi sono pentita dell'acquisto perché sono palette dalla qualità incredibile, particolarissime, che non si avvicinano a nulla di più economico in commercio e che permettono veramente di giocare tanto. Vero è che sono palette che pesano nel vero senso della parola, che sono molto ingombranti e che forse, ecco, sono anche un po' particolari. Quindi capisco che uno, prima di comprare delle palette così costose, così massicce, importanti, quindi non sono quelle palette che usate per andare in vacanza, per andare via nel weekend, che ve le portate a destra e a sinistra, sono quelle palette da tenere sulla scrivania, diciamo così, uno ci pensa un attimino bene. Se dovessi sceglierne solo e soltanto una, sceglierei la prima uscita. Perché questo? Semplicemente perché la nuance dei colori, la scelta cromatica è più nelle mie corde, cioè è una palette che sfrutterei di più sia nella quotidianità sia al sabato sera, perché sono colori piuttosto neutri tutto sommato, questo color malva, questo spettacolare shimmer, cioè non c'è un colore pazzo, più o meno luminosi, più o meno particolari, più o meno unici, però tutti portabili, non c'è un colore che per andare a lavoro non userei. Certo, magari questi quattro che sono molto riflettenti, molto vistosi, li riserverei più per un'occasione il sabato sera, una pizza con le amiche, piuttosto che, ecco, per andare a lavoro. Però riuscirei tranquillamente a ricreare un look anche da tutti i giorni, con gli opachi e con questo champagne, oppure con uno di questi applicato su tutta la palpebra mobile. È sfumato come vi dicevo prima, cioè sono tutti colori sfruttabilissimi tutte le settimane per me e quindi so che la userei tantissimo. Questa palette, infatti, vi ho già fatto due make-up, l'ho usata tanto. Questa palette, devo dire la verità, che l'ho utilizzata appena mi è arrivata e poi, come vedete, non l'avete più vista sul canale. Ma l'ho accantonata, l'ho ripresa di recente proprio per farmi un'idea della texture e della qualità prima di parlarvene, perché oggettivamente sono colori un po' più impegnativi, un po' più pazzi. Questo giallo è, l'avete visto nel video precedente, quindi bellissimo, era un sabato sera, ha fatto un figurone, mi è piaciuto da morire, mi piace da morire, ma non lo metterei per andare a lavorare. Questo fucsia che ho utilizzato oggi, idem, è bellissimo, ma per me, per la mia quotidianità, per quello che è il mio lavoro, non va bene. Ripeto, magari voi siete persone più eccentriche, che osano di più, a cui piace giocare quotidianamente coi colori, magari il vostro ambiente lavorativo lo permette, ma nel mio caso, ecco, non è così. Non perché non lo permettano, ma non mi sentirei a mio agio io. Questo duochrome è spaziale, è un unicum, vale i soldi della palette, però anche qua è molto particolare. Questo verde scuro e rosa non è un ombretto da tutti i giorni. Per il resto, gli altri invece sono colori portabilissimi, devo essere onesta, per l'amor del cielo. Però ecco, è una palette un po' più particolare, un po' più impegnativa. Quindi se cercate qualcosa che non si trovi in altri brand, dalla qualità eccellente, che vi permetta di realizzare sia trucchi da tutti i giorni, ma anche look molto wow, optate per questa. Se volete qualcosa invece da sfruttare in toto, per il mio modo di truccarmi, mi dirigerei su questa qua. Spero di essere stata chiara. Se avete ulteriori domande, non esitate, fatemele, giù nei commenti, vi risponderò quanto prima. Qual è il mio giudizio? Mi fanno impazzire, sono bellissime, sta a voi e al vostro gusto scegliere quale delle due. Io, per il mio gusto, se proprio proprio dovessi sceglierne una, sceglierei la 7. E detto questo, io vi mando un grosso bacio, vi saluto e come sempre ci vediamo nel prossimo video. No.